Ciao a tutti ragazzi, benvenuti un'altra volta nel mio bellissimo canale Giuseppe Formiche Fredate. Oggi voglio presentare un altro bellissimo progetto. Ovviamente nei progetti passati abbiamo parlato di asciugare. Allora, abbiamo fatto gli asciuga unghie fai da te, abbiamo fatto asciuga tutto fai da te, ovviamente abbiamo anche fatto anche dei tipi di asciuga di tutti i generi, con i foni, quello e quell'altro. Ora mi è arrivato un altro fono, anni 70, e ho voluto fare ovviamente un altro asciuga. Sarebbe asciuga tutto bricolage anni 70 fai da te. Ovviamente non potevo mancare, ovviamente, per completare la serie di tutti gli asciuga che ho fatto, ovviamente, tutti i miei progetti. Ho voluto chiudere questa lista di progetti di asciuga in tanti modi, e ho voluto mettere anche il bricolage in mezzo. E con il bricolage si intende ovviamente il collage e quelli che usate per la colla, oppure per esempio dovete fare delle asciugature molto veloci durante, per esempio, se mettete un francobollo lo mettete di sotto a posto di aspettare, oppure la colla che dovete mettere un pezzo di carta, qualsiasi cosa che vi possa venire utile nel vostro laboratorio fai da te. E andiamo a vedere come funziona ovviamente il progetto e come è stato ovviamente realizzato. Ovviamente questo qua è l'asciuga tutto bricolage fai da te. Ovviamente è un semplice a forno anni 70, come potete vedere è fatto di vintage, scusate la pronuncia, è molto vecchiotto come forno, però abbastanza utile allo scopo che mi serve a me. Ovviamente ho accorciato la prolunga perché era poco più lunga, ho accorciato, ho cambiato la spina perché era anni 70, la spina non mi andava, ho messo questa qui, quella nuova, alle norme di legge. Poi cosa ho fatto? Ho riciclato una basetta, ovviamente ho usato sempre i soliti quelli sottopentola per mettere il forno. Ho usato una L che ovviamente ho piegato poco poco per fare tenere l'equilibrio, perché mi andavo un pochettino fuori, mi cadevo, ovviamente per tenere l'equilibrio ho messo una piccola L grande qua, una L piccola qua. Tutto quello che vedete, i bulloni sono fatti sempre con i mitici bulloni 4 mm. Ho usato piccole staffe per fare le gambe per sostenere. Ovviamente le potete ovviamente mettere il Lo potete mettere tranquillamente anche sulla scrivania, come vedete. Ovviamente basta prendere una semplice prolunga, attaccare la spina e si parte. Come vedete, ovviamente potete tranquillamente. Ovviamente il coso l'ho aperto per farvi vedere che funzioni, però se voi volete potete mettere anche una griglia qua di protezione in caso, se mettete le mani o cose varie, per proteggere le vostre mani. Però io l'ho messo, l'ho lasciato aperto per farvi vedere come il progetto, ovviamente in fase dimostrativa, per farvi vedere che funziona tutto l'occorrente. Basta che ovviamente mettete di sotto il giornale, come vedete funziona bellino, mettete qui il francobollo e lo andate a asciugare. Ovviamente si può anche staccare tranquillamente il progetto, potete anche tenerlo anche sulla scrivania o su un tavolo, dove volete. Ovviamente non dimenticate mai sempre di staccare la prolunga con qualsiasi cavo di collegamento per lavorare sui vostri progetti. Se ovviamente vi piace questo grandissimo progetto che vi ho realizzato, ovviamente un mi piace è sempre gradito. I miei social network li trovate sempre, ovviamente, sempre sotto la descrizione. Se volete commentare, ovviamente la barra dei commenti è sempre messa sotto la descrizione. Da Giuseppe Formica fai da te è tutto. Ci vediamo la prossima volta in un altro bellissimo progetto che realizzerò per voi. Un grosso bacione, un grande abbraccio a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo alla prossima. Bella raga!